Ma in finale tu quanto c'hai? E c'ho 2 scudi di prima. Anzi, pure meno, mi sono preso il gelato. Ma come? Dobbiamo svortette per gelato? Oh, e c'avevo fame. Ah, ciao, se sbattiamo per mettere insieme 4 lire per farsi uno schizzo e tu devi il gelato. Get ready, motherfuckers! Allora, Ostia, palcoscenico di Amore Tossico, film pilastro della cinematografia italiana, andatevela a vedere, massa di ignoranti. Ostia, insomma, per i locali, Ossia, a te è muta, si dice Ostia, si dice Ossia. De dove sei? De Ossia? Ma anche Basio, la T è muta. Episodione importantissimo, perché le pizzerie sono una cifra, sono tipo 3-4 a Ostia e poi tornando ne famo pure un paio ad Acilia, cioè, dovrebbero stare un paio dei mostri sacri. Oggi è una bella puntata perché a parte Ostia c'è un sacco di pizzerie e pure pizzerie di livello, uno. E poi... tornando, quando ci fermeremo la ciglia, ci sta il non plus ultra del non plus ultra. Sì, addirittura, sì. Allora dai, non perdiamo tempo perché effettivamente sono tante, quindi banda di ciance, partiamo. Oggi parlerai prevalentemente te perché mi stai a far fa l'altri da solo, che c'hai sempre da fa. Dai, la sera mi farò in bagno, ti giuro. Di quelli rigenerativi. Mamma proprio. Mamma mia, guarda, proprio... ancora non sei riuscito all'armario. Comunque... Ostia è veramente una grande piazza per la ristorazione, poi per le pizzerie è pieno di pizzerie. Che poi è strano, aspettate un attimo, se vedete mangiare una frittorina di pesce, andate a Fiumicino. Che se mangia meglio di Ostia la frittorina. Però ti posso dire che qua ci stanno belle pizzerie, sia a taglio che tonde. Mo le andiamo subito a provare, a trovare, a provare. Oh, questo episodio è importantissimo, regà, per tutti quelli che mo... tra metà di luglio e agosto vanno al mare. Ve stiamo a dare le pizzerie, vanno al mare. Come avevamo dato le pizzerie, vanno allo stadio, vediamo le pizzerie, vanno al mare. Anche perché a Ostia penso che ci va 80% dei romani. Ok, prima segnalazione, pizza a taglio, grano 13. Siamo in via Vasco de Gama, numero 1113. Questo è le poste di Ostia. Sì. Guarda il filo, ecchi. Senti, 6 euro mi sembra un po' eccessivo come prezzo questa pizza, 5,90 euro, di cui un pezzettino grossino e quella rossa che deve costare 1000 lire, cioè quella rossa deve costare poco. Questa è quella grossino col prosciutto cotto sopra. Sotto mi sembra anche poco cotta, vuoi far vedere quella col pomodoro? Allora, sotto questa è cotta. Pure bene. Questa, guarda. Il problema è che il pomodoro è tutto scomposto, è come se ci avessero aggiunto in seconda cottura. Qua è cotto, sì. E qua no. Questa sembra cotta? No. No, quella sì, questa no. Allora, questa c'è prima questa, dai. Sì. Allora, tu c'è. Assaggi quella scomposta, io assaggio quello cotto. Queste cose le facevo pure io una vita fa. Non sai quando c'è paura a cuocere la rossa. Nel senso, dice, perché c'è paura? Perché tante volte ci metti poco pomodoro, te si asciuga e quindi deve andare a bruciare. Tante volte ce ne metti troppo, tra virgolette, in tese coce, e questa è una di quelle volte, perché in seconda battuta a metà cottura ci aggiungono un altro po' di pomodoro per fare la marinara o la rossa semplice. Questa è la rossa con l'origano, tra l'altro non è una rossa semplice. Quello è proprio, quello è crudo, quel pezzo qua è già un po' più cotto, ma non va mica bene. Il pomodoro è pure buono, solo che non è cotto, secondo me. L'impasto? Come non giochi? Allora, la rossa secondo me era molto più cotta di questo. Questo è un impasto spugnoso e secondo me non è manco cotto. È spugnoso. Quindi pesa pure. Prendi. E sì, poi 5,90 euro per questi pezzi. Solo questo pezzo è 3,60 euro, cioè senti quanto pesa. È mollica. Max, io non vorrei niente, però mi sembra proprio che è mollica. Sì, è un peccato perché la mozzarella è buona, pure il prosciutto cotto non è a spalla cotta, mi sembrano prodotti comunque buoni, però non è cotta e pesa, è cruda, cioè guarda qua. È mollica, dai. Questa è mollica. Lo so, però, allora, io non voglio fare lo stronzo, però dobbiamo analizzare dei dati oggettivi. La pizza ho pagato un botto, pezzetto grossino, un pezzetto rossa che dovrebbe costare 1000 euro, rossa 5,90 euro.
lì c'è il pomodoro crudo, qui l'impasto è crudo e mollicoso. Scusami tanto, però io non posso tagliare la sufficienza, cioè non posso, cioè sono proprio impossibilitato, dati oggettivi. È un peccato perché... Hai mangiato bene? No, è un peccato perché è abbastanza rinomata questa pizzeria, da quello che so io. Per me non c'è la sufficienza, sei meno. Sì, pure io ti appoggio. Io non, cioè, queste tre cose sono ABC, regà. No, ma poi c'è la carta col brand tuo, tutto carino, cazzo, cioè, boh, sei meno. Sta più attento. Procediamo, seconda segnalazione, pizza ad hoc, via delle Tre Remi 49. Io qua, ossia, ho cominciato perché c'è un problema politico, però. Oh, perché... Posso aprire una parentesi? Vi volevo proprio bene perché già sono le 10, già fa un callo della Madonna. Che callo! Lo fa schiuma come. No, domani. Pensavo che volessi aprire la parentesi. No, prossima, no, apri la te, che tanto. Un pezzetto di pizza bianca, un pezzetto di pizza rossa, 4,90€, 5€. Cioè, a Roma, stessa pizza in un qualsiasi parte, pizzerie buone. Dai, che Walter, penso sta roba avremmo pagata 2,20€. 2,50. Insomma, tutti i tre. Cioè, il doppio. Che cazzo c'è da ossia? Oppure c'è una faccia da coglioni, turisti che stanno a venire al mare, gli devo levare i soldi. O forse il grano costa di più qua. Il grano ossia costa di più. Pizza bianca e pizza rossa, perché questo c'era a quest'ora a disposizione, giustamente, appena aperto. Questo assolutamente non è un motivo di discriminatorio nei confronti del voto finale. Questa pure è pesantissima. È cruda questa, sa, guarda dentro. È cruda. È completamente cruda, una mollica di pane. Mancano 2-3 minuti in più qua. Una mollica di pane. Ma senti come pesa? Una rosetta. Qua allora. Il pomodoro pure, vi piace tenere il pomodoro crudo questa pizzeria? Oh, ma vedi, è tutto scomposto sotto. Mi piace tenere il pomodoro crudo. Assaggiamo, ma è cruda pure questa, sa. Vai. Oh. È cruda, ma è cruda. La pasta. Ma è cruda, cruda, proprio. Ma proprio. Beh, questa è immangiabile, non si può fare altrimenti. Impasto crudo? Chissà chi fa queste segnalazioni, che c'ha in testa, che si magna. Voto, il prezzo altissimo. A questo voto gli do 5, proprio. Io 4. 4 perché, tra l'altro, il prezzo è altissimo. E non è mangiabile. Purtroppo quella rossa non è stata proprio mangiabile. La bianca era cruda. Peggio della bianca. Quella rossa non era mangiabile. Quindi io le pizze che non riesco a mangiare sono immangiabili. Come faccio a dire? No, no, c'hai ragione, manco 5, 4 ci sto. 4. Dai, Max, pizza in piazza. Piazza carina. Quarto dei 1007. Forse questa è carina. Allora, mio caro Max, qua già ragioniamo. Prima di tutto perché ho preso un pezzettino di piena e un pezzettino con i fiori di zucca, quindi pizze molto più complesse da bianca rossa, e ho speso 3,80€. Ok? Ha insistito a mettermela dentro al cartoncino, addirittura dentro molto cordiali e simpatici, con l'insalata di pollo e un pezzo di pizza con i fiori di zucca. Che si è fatta bene, vecchia maniera. E si vede che è fatta bene. Non solo, mio caro Max, che tu non sei andato stato a me, c'era la pizza rossa che cipolle, quindi tradizione romana rispettata, non l'ho presa. Era chicca? Ah, sono rimasti in 10 a farla a Roma. Olè. Colorata, cotta bene. È vero? Sì. Quale vogliamo assaggiare prima? Questa che ferita sì, di zucca, dai. Questa assaggio molto volentieri, no, è fatta bene, dai. Su. Questa è una segnalazione. Questa è una pizzeria e già avrete il mio voto. Se volete ve lo dico prima di mangiarla. Scocchia? Se mettesse a mangiare il fiore proprio, fiore fritto. Perché scrocchia la pasta sotto. Buono. Mozzarella questa buona. Questa pizza che è un piacere mangiarsela. Vero. Bravi. Mo' vado pure a assaggiare questa qua. Ma già lo vedo che questa è croccante. Ah, sa, questa mi piace. 8,5. No, 8,5. Bravo. Pieno. Signore? Il pizzettaio sì, mi ha servito credo la moglie, boh. Che vuol dire? Questi il mestiere lo sanno fare, c'è poca fa. Bravi, bravi, bravi. Infatti questa la stavo a mangiare perché è un piacere. È un piacere mangiare questa pizza. Iniziamo a vedere un po' di luce, no? Guarda bianca, questa è spennellata quando esce con l'olio sopra. Senti, ma tutti gli encefalitici che scrivono nei commenti che questa si chiama focaccia e non pizza bianca, gli vuoi dire qualcosa per favore?
Allora, la focaccia... Quella non è pizza bianca, quella è focaccia a Roma. A Roma si chiama pizza bianca, appunto. La focaccia è quella a Genova. E comunque c'è differenza tra questa che è pizza e la focaccia che dicono sì, encefalitici, ma no? Proprio la struttura è diversa. La focaccia è una mica scrocchia. Cioè, la pizza bianca scrocchia, un palo in teglia. Non c'è una manica di encefalitici e continua a dire quella non è pizza bianca, che cazzo che me la fa pizza bianca? Magari quella è pugliese, focaccia. Capito? Ah sì, c'è una manica di encefalitici. Come? Confermiamo l'otto e mezzo. È una gioia. Perché questa è vecchia scuola e ancora rimangono sul pezzo e a dispetto dei tanti. Le rompono. Quella maionese è buona. Gli rompono il culo. Vuoi aggiungere qualcosa? Che questa è la dimostrazione che tanti che fanno le scuole, e io sono uno di quelli, che fa impasti, studia le farine, poi comunque, se le cose, se non c'è la tecnica per usare le buone materie prime e non c'hai le tecniche giuste, lascia sta, fa pizza come una volta ma la fai fatta bene, tipo questi, e rimangono sul pezzo e ti rompono il culo. E quello è il discorso. Questo magari è un impasto fatto al volo a 5-6 ore con zucchero, ma senti che buono. Ti metti dentro una bella insalata di pollo con una buona maionese e hai vinto. Mani basta, ma pure l'impasto di quella lì di fiori di zucca. Infatti sarei curioso di assaggiare quella cipolla che io gliel'ho detto e lei ha detto, perché ho fatto, l'ha riportata in auge e bonci. La signora mi ha detto, io sono 25 anni che facciamo la pizza rossa con le cipolle. Quindi, tutti zietti, bravi. 8 e mezzo, bravi. Oh, ultima chiamata però, stiamo a Piazza della Stazione proprio, Lido. E la pizzeria è questa, a Piazza della Stazione, proprio al numero 10, il Tempio della Pizza. Eccola qui sotto. Oh, cominciamo con questa, perché mo l'abbiamo presa, l'abbiamo trovata pure qua. Ah, pizza rossa che le cipolle, tradizione romana. Oh, è strano perché in tutta Roma siamo rimasti in 10 a farla. La Ostia è già il secondo posto che la fa. A vederla è una buona pizza. E comunque abbiamo speso 2,80 euro per un pezzo bianco e questa che è cipolle, che non ha niente a che vedere con i 5-6 euro delle altre prime due. Quindi le prime due, alla fine, pizza mediocre o addirittura immangiabile, solati col prezzo. Le seconde due, ottima pizza a prezzi minori. Cioè c'è troppa disparità tra queste segnalazioni che avete fatto. E comunque dici quella che è cipolle, tradizione romana, e non a caso le ultime due lavorano nella vecchia maniera. E beh, lavorano quelli che vogliono fare i contemporanei, ok, fallo, ma fallo, fallo però, fatto bene. Però se o se fa, esatto. Se no lascia perdere. Fatti. Guarda che bella, tia. Pizza che è cipolle rossa. Ottima. Tia. La focaccia. La focaccia. La focaccia. Tia. Troppo un pezzetto. Ecco, vai. Quanto posso baciare? Correremo il rischio. Buono. Fina? Servizio simpatico, cordiali, educati. Ma come la signora di prima all'altra pizzeria? Buona proprio questa, fina fina. Cosa sapere? Assaggio la bianca pure, no? Prima. Guarda, Oh, va bene. Dai, dallo prima del vuoto sta botta, Sta già bianca. Vai. Allora, personalmente, gli do 8. A quella di prima gli ho dato di più. 8 e mezzo a quella. Perché la bianca è buona, però perde un po' moscia. Questa qui è da 8 e mezzo pieno. Fina, croccante, equilibrata. Io gli avrei dato lo stesso voto di quell'altra, 8 e mezzo, però effettivamente la bianca... Gli vado qua, bottarella, 8 più però, raga. 8 più, uscite dalla stazione, vanno al mare. La stazione Lido, la vedete qua, sotto i portici, Tempio della Pizza. E poi, immaginate questa che... Vecchia maniera che ancora c'è, stare, esiste da 30 anni e sta sul pezzo, chapeau, cioè tanto di cappello per me. Quindi pure quello è, come si dice, un premio, un voto della carriera, io devo dare un punto almeno per quello, io devo dare. Sotto più pieno, belle sedute sorprese,
sapete dove andare a mangiare la pizza a Ostia, qui e la pizza in piazza. E noi siamo fatto, io direi che adesso andiamo ad Acilia e ci facciamo un video a parte, perché sennò viene troppo lungo. Ma regà, Acilia e gemelli. Buona quella ci vogliamo. Io direi, ma buona. Buona, dai, sono contento, meno male. Dai, ciao!